Un ente florido che appunto riesce a crescere in un anno del 20, oltre il 20% e che fa anche un avanzo di 2,8 milioni di euro. L'orgoglio di questo numero è legato al fatto che a fronte di un fondo sanitario di 21 milioni di euro che rimane invariato ormai da anni, riusciamo a crescere perché siamo in grado di vincere progetti, di vincere bandi partendo dalla Regione Abruzzo, perché anche la Regione Abruzzo ci ha dato una quota, seppur limitata, attraverso il piano di prevenzione, anche in tutto il mondo, passando per il Ministero della Salute, arrivando all'Unione Europea, all'OIE, alla FAO, e oggi abbiamo ricominciato anche a lavorare con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Qui a Colle Atterrato trasferiremo tutta la parte tecnica, ci sarà il polo tecnico, speriamo, ma io sono fiducioso, che nel giro di pochissimo tempo, direi 2 o 3 mesi, ci sarà la posa della prima pietra, ci sarà il primo lotto, cosiddetto Master Plan A, che è relativo a un laboratorio di massima sicurezza di livello 3. Via via nel corso degli anni trasferiremo l'altra parte dell'istituto, sempre solo la parte tecnico-scientifica. Invece il polo amministrativo, il call center e tutte le altre attività che possono rimanere nel vecchio plesso le lasceremo lì.